Allora, devo decidermi a cambiare intro perché non ne potete più voi, non ne posso più nemmeno io. È ora di cambiare. C'è bisogno di cambiamento in tutto ciò. Grazie sempre agli aggiornamenti di Windows per rendere così piccanti e esaltanti l'inizio delle live. Allora, noi siamo arrivati con il nostro Ori. E suo fratello, sua sorella? Sorella? Perché mi sembra che venga declinata al femminile. Q. In questa nuova regione chiamata Niwen. Siamo separati da lei e dobbiamo ricongiungerci in qualche maniera, perché tra l'altro lei ha dei problemi a volare. Ed è evidente che non ci può raggiungere in qualche maniera. E la scorsa volta noi ci siamo fermati dopo la seconda boss fight e stiamo cercando il guardiano della palude, Kvolok, che teoricamente dovrebbe aiutarci in qualche maniera a proseguire. E io non vedevo l'ora, francamente, perché il non poter andare avanti in questo gioco è stato abbastanza fastidioso perché vi ho già detto la scorsa volta che Ori and the Blind Forest è stato mi è piaciuto veramente tanto e quindi non poter andare avanti in questo che mi sta piacendo ovviamente è stato un gran peccato, ma ci sono state cose varie ed eventuali per cui non ho potuto fare live, quindi andiamo avanti adesso. Andiamo avanti adesso. Allora. Ok, eccoci qua. La mappa, tra l'altro, dicevamo la scorsa volta, è bellissima. Le mappe di questo gioco sono un po' come quelle di Hollow Knight. Molto, molto, molto belle. Mi piace proprio come si vede a schermo. È bello poi vedere che si apre così. Allora, la scorsa volta abbiamo trovato una quantità spropositata di, non mi ricordo come le definisce, le chiama abilità nel gioco. La Madonna. Troppo alto. Per me, poi. E di abilità. E di poteri nuovi. È sconvolgente la velocità con cui abbiamo trovato cose. E infatti, se non sbaglio, l'ultima cosa che abbiamo acquisito è il potere di lanciarci da quelle strutture o utilizzando i proiettili dei nemici come era già nel primo. Io ovviamente in questo momento non mi ricordo come si fa. Così mi sembra. È questo. Perché nel primo avevo un tasto diverso, col fatto che qua hanno aggiunto le abilità, eccetera, eccetera, io mi trovo un po'. Questo è il martellone, questo è l'arco. E però facciamo così, perché io volevo cambiarle. Allora, questi a posto. E come si fa a cambiare le abilità lì? Come si fa? Eccolo qua. Allora, io voglio il fendente di luce, grazie. Va bene, ci siamo fermati qui perché io ho detto la volta prossima non sappiamo bene, cioè ci fermiamo perché non sappiamo cosa succede andando più avanti in questa zona e niente. Tra l'altro, alla luce del fatto che ho cominciato a fare dei reel, avete visto, o dei TikTok anche. Focalizzati su determinate cose di giochi che ho giocato. E l'altra volta dicevo, varrebbe la pena spendere due parole riguardo alla vegetazione, ai funghi, l'ambientazione, insomma, del gioco di Ori. Non so se questa cosa effettivamente varrebbe la pena, sarebbe molto bello farlo effettivamente. Però bisogna vedere anche la complessità della cosa. Bisogna vedere quanto è complesso.
Non mi fa fare il doppio salto, quindi io do per scontato che stia per accadere qualche cosa per cui non lo posso fare. Ok. Abbiamo fatto molto bene a fermarci la scorsa volta. Grazie, Olga. Immagino che non sia Come, cuolo. respira. Ce sono moti, Birabo Dawa. Nomo Quolok, e nomo Quela. Moki Jukwara, Dimono Squar. No. Oh, finalmente vediamo che fine ha fatto anche lei. She's morra quasi. Come nel primo. Abbiamo il nostro... Dai, però hanno riciclato la voce del primo. Prossimo obiettivo, andare a dare fuoco al mulino. No, quello era Dark Souls 2. Nuovo fuoco fatuo, trovato. Voce della foresta. I denti silenti, fare partire il volume. Il volume, il mulino. Somni mano fuoco, domo vir. Ok. Allora. Questa storia del fuoco fatto. Ah, eccolo qui! Fuoco fatto trovato, voce della foresta. E quindi gli altri saranno slot. Ok, il nostro inventario è molto più diversificato di quello che credevo. Ah, questi saranno tutti gli obiettivi, immagino. Cioè, gli obiettivi. Quella rana è bellissima. Questi sono i fuochi fatui e questi sono gli oggetti proprio fisici. Ok. Allora, non penso che noi... E invece, guarda te, ma ci possiamo andare? E io davo per scontato che non ci potessimo andare. Oltre Kvolok. Vediamo cosa c'è. Allora, ha detto che l'acqua qui è diventata schifosa, quindi... Oddio. Ok. Brutte acque. Schifose. Acque tristi. Ah, ok, qui proprio... Non
non ci possiamo andare perché l'acqua fa schifo. Fa schifo. Va bene. Comunque, buonasera, Alex. Buonasera. Allora, qua si riapre la mappa. Perfetto. E niente, allora, direzione mulino. Direzione mulino. E allora, la domanda che mi ponevo, che mi sono posta in questi giorni che non ho fatto live, è stata questa. Voi avete presente che abbiamo incontrato il tizio che ci dava lezioni, ci ha detto di andare al in sto tempio dove a quanto pare si potevamo testare le nostre, diciamo, capacità di combattenti. Ecco, allora, quella è una cosa che io spero essere opzionale, cioè che non sia una cosa da fare effettivamente, altrimenti non ti potenzi, barra non trovi le cose per comprare nel gioco. Io spero vivamente che... Ovviamente io non mi sono informata perché non volevo spoilerarmi nulla, però spero che sia solo una cosa di... se ti vuoi mettere alla prova la fai, se non ne hai voglia, sti cavoli, per dire. Quindi noi torniamo indietro. Allora, qua c'è un cosino. Però è qui. No. Ciao, ne? Aiuto. Aia. Allora. Bella che è la musica, signori. Io mi devo ricordare di curarmi ogni tanto, perché altrimenti... Allora, questo l'abbiamo preso. E questi siamo a posto. Niente, andiamo su di là. Vediamo se quella parte della mappa lì che non abbiamo toccato, questa qua grigia, ci possiamo andare. Tanto è per la strada. Ah, mi hanno aperto la porta. Grazie. Comunque sta cosa che ti puoi curare di due è sgravatissima. Cioè, mamma mia. Allora, non so se sia perché nel primo le fai delle sequenze. È comparso Kvolok, che guardate! Comparso Kvolok che nel menu. Non so se sia perché nel primo ne fai talmente tante di sequenze così rimbalzando tra i proiettili che alla fine, cioè, le tue mani vivono di vita propria, indipendente da te praticamente. Ma mi sembra che ci sia un po' più di controllo su sta cosa in questo gioco qui. Ups, mancato. No, non è, questa volta no. Madonna, che bella che è sta cosa. Mio Dio. Ma siamo pieni di... Potremmo anche investire in qualcosa. Qui non so se ci arriviamo lì. Avete già capito che io ho trovato il potere che mi piace. Eh no. Mi sa che lì ci tocca aspettare di avere... Come si faceva dunque? No, questa non si rompe. O almeno non credo. Mi sa che ci tocca aspettare di avere qualche altro potere per arrivare lassù, perché mi sa proprio di no. Non sei un mochi, si vede le tue orecchie sono troppo flosce, ma certe cose le noto, come questa mappa che ho trovato. La darei a Lupo il cartografo, ma ne ha già abbastanza. Dovrebbe andare a quello con le piume? Ho saputo che amava le mappe, chissà se gli piacerebbe. Potresti dargliela tu? L'ho vista nella radura della sorgente.
Ma chi è quello con le piume? Ah! Il tizio, dai! Quello... come si chiama? Ah, è qui? No, cioè ho capito a chi dobbiamo darlo. Al pennuto che ci ha dato la... Ciaone, aiuto. Al pennuto che ci ha dato la prima chiave di volta. Allora qua c'è da fare la prima trovata della serata. Aia, porco. Ok. Buonasera, ratto. Buonasera. Come va? Minerale dei Gorlek, che ne abbiamo già un sacco. Io mi chiedo a che cosa serva sta roba. Aia, ma che cazzo. Io dovrei fare questa cosa. Dovrei cominciare a usare i cosi, come si chiamano, il D-pad per fare determinati spostamenti. Non lo voglio mai fare, ma sarebbe quasi il caso. Ce l'ho già la quest? No. Ma che cacchio. No. Bello, molto bello questa cosa. Che l'ho già detta. L'ho già detta quando ho il pennuto. Oh, ma salve! Ma salve! Adesso crepo. Aia, porco. Ah, ma qua c'è il muschio. Il muschio figo. Aiuto. Ma allora. Allora. Ma dove? Ma sarà che la devo intercettare? Allora, facciamo come prima. C'era venuto bene. C'era venuto bene. Porca di quella pupazza. Io non capisco perché questa non la posso salvare. Dai. Dicevo, molto bella questa cosa. Io è una cosa che apprezzo molto vedere in qualsiasi gioco. Quando gli NPC barra personaggi con cui interagisci ti danno l'oggetto fisicamente facendo l'animazione. No che tu tipo te lo trovi nell'inventario, tizio t'ha dato. A me piace molto vederla proprio il gesto che ti viene dato l'oggetto quando hai un'interazione. Questo è molto bello. Allora forse ce la facciamo fare sta cosa che mi era venuta al primo colpo prima, ma evidentemente non ce la facciamo. Ok. Basta, Buona. Allora. Pensavo di finire sulle spine. E mo? Questo cos'è? Morte. Mi sa che mi devo spostare un po' di più. Bella lì. Oddio. Eccolo, quello con le piume. Vieni qui, fatti vedere da vicino. Questo è il vecchio a cui... Pardon, l'anziano. A cui tipo fai qualcosa nel giardino. Ehi, vieni subito qui! Scusate, non volevo essere così stridula in realtà, però. Quello con le piume. Ecco! Il nostro sensei, Offer. Dacci qualcosa. La via. Madonna. Potrei fare qualche esplorazione. Magari ci vediamo lì. Vediamo. Siamo ricchi praticamente. Allora, stella spirituale. Lancio una stella che torna indietro. Le cose che fanno i boomerang non mi stanno simpatici. Incendia nemici vicini. Oddio.
Seleziona un posto dello spirito sulla mappa e teletrasportati in quel punto da qualsiasi luogo ti trovi. Ma questo era gratis nel primo. Oh, ma stiamo scherzando. Ma stiamo scherzando. Questo era gratis. Oh. Ma come? È tutto più figo rispetto al primo. Sì, te l'ho detto, ci sono stati un po' di Bishaten, be like. Effettivamente sono io un po' il Bishaten. No, queste scimmiette mi piacciono un sacco. No, no, bisogna che ci faccia un reel anche su questa. Seleziona un pozzo, dello spirito. Vabbè, prendiamo questa perché il viaggio veloce non fa mai schifo. Però era gratis nel primo. E vabbè che noi faremo soldi barra valuta del gioco a palate, però insomma, c'è un limite a ciò che posso insegnare. Dopotutto non posso insegnare cose che conosco, che non conosco. Questo va fatto lo screen e va mostrato alle persone che vorrebbero insegnare le cose che non conoscono, tipo quelli che credono che la terra sia bianca. C'è piatto adesso, bannato da tutte le piattaforme perché accenna. Ma ho sentito parlare di un luogo dove si trova il sapere, un sapere antico, il sapere dello spirito. L'ingresso è nascosto a tutti, ma non sfuggirai, più attenti. Buona fortuna. Bene, ma vediamo i dettagli. Ma porco di quel Giuda ladro! All'inizio, praticamente. Allora. Allora andiamo da quello con le piume. Questo cos'è? Quello con le piume. Ah no, c'è l'acqua schifosa. No. Lo vuoi un disegno? Cos'è quel foglio? È una tua caricatura. Una mappa del sicuramente, è ovvio. È ovvio. Marsupio del viandante, qualcosa mi dice che avrò bisogno di una borsa più grande. Cioè, no, fammi capire bene, mi smolli lo schifo e poi te ti fai la borsa più grande. Vabbè. Hai trovato un nuovo oggetto missione, piccolo ma utile per le avventure. Passaggio si consente. Trova un aspirante avventuriero che potrebbe aver bisogno di una piccola borsa. In pratica ti sta usando. Sì, hai fatti. Cioè, della serie. Devo andare dal Decathlon a comprarmi un borsone. Però te tieni sta merda che io ho già in casa. Cioè. Oppure. Grom il vecchio. No, aspetta. Grom il vecchio Gorlek vuole migliorare queste radure. Per prima cosa dovrebbe ripulire l'acqua quando c'era lui. Le radure erano pulite. Allora, fermi tutti. Oggetto missione. Marsupio dove... Chi era che aveva detto che voleva fare l'esploratore? Era in culo all'inizio del gioco proprio. No, forse no. Sì, no, non aveva... è quello che... No, quello che se la tirava per il dente era un'altra cosa. Questo perché non funziona? Leggete il labiale. Grom, eccolo qua. Non osavo sperare che le voci fossero vere, ma eccoti qui. Aniwen è tornato a vivere uno spirito. Ma perché dite che sono uno spirito? Immagino che le mie abilità costruttore non siano più quelle... No, 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 ma poverino. Ma... Dal declino. Queste radure contano su di me, spirito. Ma senza il minerale... Eccolo! Il minerale necessario è stato abbandonato quando il mio popolo è fuggito verso le miniere. Ma è il popolo di nani, tipo. Con del minerale dei gorle che potrei trasformare questa radura in un rifu. Oddio, troppa roba, ma che è? Oh. Ripara posto dello spirito. Dicono che gli antichi spiriti, questo non si sa. Situazione spinosa, quei rampicanti appuntiti che crescono dappertutto sono... No, ma veramente? Ha bonificato le paludi davvero? Questo tizio. È lui sul serio. Scusate per i riferimenti. Me ne occupo io. Ora che ho ripreso a costruire posso considerarmi di nuovo un vero Gorlek. No, perché prima eri falso.
Sono rimasti pochi veri Gorlek. Dunque, stai in guardia. Se incontri qualcuno che mi somiglia, non tutti siamo scampati in tempo alla corruzione. Prima non ho detto una cosa. Non ho detto una cosa. Non ho detto una cosa. Toc toc. Guardalo. No, no, vabbè, questa cosa è bellissima. Se lo fa vedere mentre lo costruisce proprio. Prima che la nostra casa venisse inghiottita dalla sabbia, gli spiriti videro del potenziale nel minerale dei Gorlek. Scomparirono prima che potessero provare ciò che avevamo costruito per loro, ma ora si è tornato e tutto questo può cambiare. Ah, ma quindi vuol dire che noi possiamo usare tutti quegli strumenti lì perché siamo davvero spiriti, e quindi quello che ho detto io prima, non siamo spiriti, è una... non ti posso aiutare per ora. Meglio prendersi del tempo che rammaricarsi per una decisione frettolosa. No, veramente, cioè, questo gioco è un contenitore di perle di vita assolutamente. Allora, ignoro perché ogni tanto il gioco slaghi così senza apparente motivo. E prima metto un attimo in pausa perché altrimenti c'è la musica così molto. Prima avete visto che c'era la cutscene, quella di Q che è finita nel bosco silente e ci ha detto che Volok del fatto che in questo bosco non ci sono più i gufi, e si è vista questa cosa che tra l'altro si vedeva anche in alcuni dei trailer del gioco, di tutti i gufi che sembrano tipo non di roccia, ma sembra come se il loro corpo fosse diventato minerale, non so come dire, cioè è un termine che è familiare a chi ha presente cosa sia la mineralizzazione eccetera eccetera degli organismi, però insomma adesso non voglio tirar fuori cose troppo difficili da magari discutere qui così, e mi è venuto in mente che un effetto simile, esatto, fossilizzati anche, esatto, perché poi quello che succede anche ai fossili è che la sostanza organica mineralizza sostanzialmente. L'effetto visivo è la stessa identica cosa, se le andate a cercare, di quello che succede tipo agli organismi, esseri viventi, che vanno a finire dentro questi laghi alcalini che esistono e che diventano così, sembrano tipo di legno ma di roccia, sono stranissimi, perché poi quando mineralizza la sostanza organica prende la forma che noi abbiamo familiare nei fossili, e sono veramente stranissimi, andateli a cercare, sono questi, si chiamano laghi alcalini, e se ci casca dentro qualche organismo, ovviamente non ci sono pesci, ci sono solo microrganismi particolari e alcuni diciamo organismi leggermente superiori che ci possono vivere, che hanno un pH tale da generare questa trasformazione nei tessuti, e sono stranissimi veramente, è la prima cosa che mi è venuta in mente quando li ho visti. Allora, noi siamo qua, l'aspirante è? Dov'è? Allora, qua sopra non ci posso andare, mannaggia Al. E qua su cosa c'è? Ah, ho capito. Quindi il passo successivo per fare alcune cose qua è fare il progetto degli spini. Ehi! Ho fatto molta strada per trovare queste radure. Qui per i mochi è un paradiso. Ho trovato alcune foco... Esatto, esatto, il lago Natron. Non so perché, non mi veniva in mente il nome. È il lago Natron, che è quello più famoso. Che è quello più famoso. Non so perché non mi venisse in mente il nome. No, come? Siete senza casa? Gromil Gorlek se ne intende di costruzione, non potrebbe aiutarci? Oh no. Parla con Grom per costruire una casa. Aiuto. Oh, ah, ecco, eccolo dove si è messo! Twillen. Questo è un nome che mi piace più di tutti per il momento. E avrete notato che mi piace come personaggio perché l'ho messo nelle storie. Voglio fare una casa. No, ce ne manca uno. Vabbè. Offense. Allora, lo troveremo. Prima o poi lo troveremo.
Ah, chissà se Twillen lo vende. Brutto ladro. Oh, ma salve, Zimig. I nomi acquistano i miei... No, cioè, cosa? I nomi? Acquistano i miei frammenti luccicanti e se ne vanno. Ma buonasera, Zimig. Buonasera. Allora... Lui non vende, però cosa possiamo fare? Infligge danni bonus ai nemici volanti. 10% di probabilità di infliggere 50... No, no, no. Scambio, questa no. Sovraccarico nemmeno. Raccolta di luce. I nemici rilasciano due sfere in più di luce spirituale. Boh, io sto ancora tentando di capire l'utilità... Adesso bevo, Zimig. Sto ancora tentando di capire l'utilità di questi. Se noi troviamo le cellule di vita in giro, che cacchio ci serve comprarle? Cioè, è questo che non capisco. Sono passato lesto oggi che sto uscendo in mezzo... No, cosa? Che c'è? Che scandalo? Come? Io non c'entro niente, ovviamente. Giusto nel caso la voglia accumulare... forse mi viene da pensare che sia solo quello il motivo. Ah, ok, io sono assolutamente avulsa da questi contesti, da questi personaggi, quindi... ma basta però darmi zone in cui andare, allora... Non ci capisco più niente. Pure... Oh, ciao! Sì. Sono venuto qui dalla palude perché avevo sentito che le radure erano bellissime. Lo saranno. Not yet. Ma la luce qui è così brillante, no? Come il buio delle paludi. Per questo mi nascondo all'ombra. No, purino. Se avessi un cappello strano come quello... Ma non ce l'ho. Bro, non si può avere tutto. Questo si rompe? No. Allora, io sto andando qui, ma... Dio, non l'avevo visto. Ma che fai lì dietro? Oddio, ma che bello! Questa è come mi siedo io ogni tanto... Mi siedo. Come mi metto io ogni tanto quando faccio lezione a bordo piscina. Infatti una bambina l'altro giorno mi ha guardato e ha fatto... Perché ti sei messa come una ranocchia? E io ho fatto... Questo parla con la lingua. Sarebbe bellissimo ridoppiarli, tipo questi qui. Da vicino sei più piccolo di quanto pensassi, però sei davvero luminoso. Personalmente, no, dai, quanto sono belle queste creature. Nel primo non ci sono. Secondo me, infatti, loro hanno fatto questo ragionamento. Nel primo, praticamente, non ci sono NPC con cui parlare. Ma io l'ho detto, io ogni tanto lo dico a Marta, ma mentre giochiamo doppiamoli i cosi, tipo, è bello. Là fuori è pericoloso. Ho tenuto d'occhio ogni tua mossa, è uno spione. È uno stalker. Per assicurarmi che stai bene, ovviamente. Vuoi vedere i miei appunti? Ma veramente, ha preso appunto su di noi. Ma è uno stalker sul sé. Oddio. Oddio! Ma lui ti dice... Allora, nel primo è molto più semplificata questa cosa. Però è bello. Ma dai! Cioè, oddio, probabilmente alla fine del gioco mi sentirò una merda, che penserò non ho le mani, cose di questo tipo, però... Distanza nuotata, distanza percorsa, abilità scoperte. Mi faccio sentire come posso appena ho news migliori. Sì, vabbè, insomma, cioè anche se non ne parliamo di queste cose, Zimig qui fa lo stesso, cioè nel senso. A presto. No! Dove vai? Ah no, ok, qui. Non andare via. Io sono convinta del fatto che se adesso mi butto... Ah, ok, ok, ok. No, ma quindi te ne vai, Zimig, ma no... Ma no, ma questa è la valigia perché è arrivato con la sua famiglia. Carino. E io vorrei un cappello perché lo vuole, ce l'ha anche Motai. Quindi io mi dimenticherò tutti i nomi, cioè in 0,2 probabilmente.
Ma allora. Sensazione proprio di... Però aspettate. Che è quell'insegna? Allora. Ah, ma io non mi posso appendere lì. E si spiegano molte cose. Io non mi posso appendere. Oh, è vero che stupida che ho il coso che mi attacco proprio adesivo. Ho le mani adesive. Allora, qua c'è una moltitudine di cose da fare che mi sta già venendo l'ansia. Mi sento male. Mi sento male perché vedere troppe cose sulla mappa da fare mi viene... No, ma allora... Guardate il segnalino di Twillen. Io me lo voglio stampare e appendere in camera. Cioè... Ma nel primo ci sono missioni opzionali. No. Infatti è quello il grande peccato del primo è che se uno vede giocare il secondo si dispiace del fatto che non ci siano alcune cose. Quello è il fatto. Ma io che ho fatto? Oddio, no, 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 fermi tutti. Allora, signorino... no, oddio, troppo zoom. Signorino voleva un cappello e noi glielo porteremo. Oddio, cos'è quello? Oh, madonna Dio. Ma scusate, muoio in 2 secondi. Oh, vabbè, avvelenata l'acqua. Ci sta, però, insomma. Ma questa? Oh, Dio, no! Ho capito, ho capito. È come quelli del primo che lasciano... Ho capito. Vabbè. Allora, piantina, però. Cioè, piantina, oddio. Non voglio dire... Effettivamente quello che sto pensando. Ah, ma c'è il danno. Stupida. E allora, se io vado qui, posso andare. Oh no, quello era da usare per andare su. Aiuto. Dovevo usare la pianta per farmi sparare. No, forse lo fa. No, no, per Dio. Allora, dovrei usare i proiettili della pianta per andare su, ma non c'è, non c'è, non c'è, non c'è modo per cui io riesca a fare questa cosa, ovviamente. Oh, sì. No, porco Giuda. Allora, ho i proiettili o la pianta. In realtà posso usare. Ah, e adesso crepo. Proprio, cioè, sono stata proprio a guardare che morivo. Che fastidio. Dio. Ma mi posso. Dai, vabbè, ma l'avevo uccisa. Ma ce la possiamo fare? Allora, questo è solo perché io sono testarda e voglio prendere i collezionabili. Altrimenti saremmo già andate avanti. Un milione di volte. Ah, non l'ho detto così. Ah, subito? Così? Però mi serviva per l'appunto. Vabbè, proviamo a fare un'altra maniera. Facciamo in un'altra maniera, così la spieghiamo di preparare malamente. Ui. Ma ci sarà roba di sopra? Sicuramente. Però io mi voglio levare dai piedi lui.
che posto di merda. Mi sbaglio perché nel primo era quello il pulsante per fare. No, allora, hai le dita adesive sì o no? Possiamo fare la casina! Allora... Ma non t'azzardare! Vieni qua. Vieni, vieni. Vieni. Vieni che non ti faccio niente. Vieni che non ti faccio niente. Vetta di Baur. Ah, è lassù, no? Oh no. Sto per avere tipo i feels alla Sekiro. Del Monte Kongo. Oddio. Ma che è? Ma non penso che noi dovessimo andare qui. Ma cosa facciamo? Ci parliamo con l'orso? Sì, parliamo. Ci parliamo e moriamo. Oppure via, a parlare con l'orso. Tanto non. Ah, ok. Ah no, ci blocca il passaggio. Ci blocca il passaggio. Beh, allora no, non lo posso attaccare. Non funzionano gli input per attaccarlo. Quindi lui si sposterà, credo, quando sarà il momento e l'ora. Bella sta cosa però. Ah, ma questo è sempre stato qui? Stai andando nel posto freddo? Io ci vado a raccogliere le vettabacche. O meglio, ci voleva andare. Ma c'è un grosso orso addormentato che blocca la via. Ho cercato di svegliarlo solleticandogli il naso con un ciuffo d'erba, ma non ha funzionato. Sei egoista, pensa più che altro al fatto che è incastrato. Ma non è incastrato, su via. Si è messo lì a dormire, basta. Forse l'erba non è abbastanza grande. Forse io non sono abbastanza grande. Ok, dobbiamo trovare un grande ciuffo d'erba, ma io mi sono già dimenticato tutte le cose che dovevamo fare. E che dire, quando troviamo questo fantomatico ciuffo d'erba penso che ci potremo interagire, idealmente il pensiero è questo. Se troviamo qualcosa che possiamo usare spero ci potremo interagire, non che il gioco farà beh accorgiti tu di cosa può essere più grande di un ciuffo d'erba e usalo. Allora, è qui. Ah, ok. Pensavo dalla cosa che era saltata fuori, pensavo forse sarebbe partita una boss fight così. Partirà la boss fight. Partirà la boss fight. Giuda. Ah no, ok. Oddio, cos'è? Oh no. Ah.
Siamo arrivati nel punto in cui nel primo ho smadonnato perché la sezione dell'albero mi ha urtata abbastanza. Se non volessi scendere. Allora, Ori, dai, su. Cosa c'è qua sotto? Ah, ma penso che lo dobbiamo esplorare tutto, bene o male. Forse. Però io volevo andare su di là, scusatemi. Dove c'era il punto interrogativo. Non capisco perché non mi ha fatto andare. C'è un pesce che si è buggato lì. Piccolo off topic, sapevi che usavano l'acqua del natron per la mummificazione? Sì. Sì, e infatti, se non sbaglio, la sostanza che usavano proprio si chiamava così dal nome della. Allora! Dal nome proprio del lago da cui proveniva. Ma mi sa che su, in questa maniera così non convenzionale, non ci possiamo arrivare. E forse se mi spara qualcosa. Andiamo a esplorare il mulino perché sì. Ciao. Proviamo a cercare qui in giro un modo. Ok, va bene. Tu sei il. Come si chiama? Il Sigmire barra Sigward di. Ah, al veleno! Bam! Dai, vieni, su, invece di tirarmi. Ora, il problema è che probabilmente lei mi serviva. No, forse no. Forse no, perché mi basta far così. Esatto. Stiamo cadendo. Oddio, che è? Oh, è stato più facile del previsto. Meglio così. Ma guardate lui come si muove. Ah, adesso sono cazzi amari perché si muovono le ruote. Giustamente. Oddio. Oddio. Mi sta già venendo mal di testa. Probabilmente morirò. Porco Giuda. No, non è andata poi così male, dai. Però adesso non so come fare qui, perché? Come faccio? Non posso saltare più in alto, non posso andare su. Boh.
No, sono saltata prima. Oh, prima sono uscita al primo colpo. Mannaggia me. Porco Giuda. No, no, che dopo non mi fa ritrovare. Mi fa riprendere la cella. Tipo uscire di là, da lì invece che andare di là, che mi spaventa abbastanza questa cosa. Solo che come faccio? Cioè non ci arriverò mai lì. Cioè uso la vespina che io non posso più usare. No, forse la soluzione è andare dall'altra, però bisogna che mi metta... Vi giuro che sto per vomitare io. Andiamo un pochino più avanti. Questo è fatto. Quindi la porta si è aperta. Vediamo cosa c'è fuori però. No, 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 ma dove va? Ah, perfetto. Va bene, va bene. Ma allora sicuramente dovrò fare le non le provate, ma no, forse no. Ovviamente la pianta di merda adesso ci tirerà le cose, perché è giusto così. No, in realtà no. Però mi piacerebbe vedere come ha fatto... La leva lo apre, la leva lo apre. Dov'è questa leva? Ma guarda com'è caduto. La visione che c'è stata prima, tipo di tutta la sezione, mi ha ricordato tantissimo quando il gioco di Prince of Persia ti faceva vedere quello che avresti dovuto fare e te piangevi dentro. Allora.
Non dovevi riempire questo cassetto emotivo, l'avevo rimosso. No, ma poi, cioè, uno piangeva, poi stava lì un'ora probabilmente a fare una sessione e poi chiudeva il gioco perché ne aveva le palle piene. Raccolta di vita. Hai ottenuto un nuovo frammento spirituale. I nemici rilasceranno più sfere di vita. E qual è questo? Ah, raccolta di vita. Raccolta di vita, raccolta di luce. Io per il momento sono soddisfatta così. Però immagino che queste cose qui si possano equipaggiare in maniera funzionale se uno ne ha bisogno alla bisogna proprio. Scusatemi, in gioco di parole. Ma qui? Ok. Quello mi serve. E adesso non penso che si potesse andare in altro modo, o forse sì. No, forse è dentro. Ma io non capisco perché non posso usare questo, perché non si accende. Vabbè. Il gioco non ci consente di. E allora noi entreremo. Via. Una barca. No, ma anche Gummo viene. No, ma che? Ma perché lasci Gummo lì? Ah, ecco, no, cioè volevo dire. Ma perché dovremmo uscire? Siamo appena entrati. Aiuto. Is this sezione di merda che ci farà morire? Oddio. Allora, a sinistra. Allora, vediamo dove possiamo andare intanto qui. Anche se penso che si fermi lì. E invece no. Invece no, ma non penso che il modo per andare su sia lì. Si andrà sicuramente in altra maniera. C'è l'acqua schifezzosa. Oh no, io appena muovo qua, appena rompo qui, ricomincia a muoversi tutto. Vai, per il momento è innocuo questo movimento. Oddio, sono troppo veloci però. Mamma mia, mamma! Aspetta, premi. Scusate, adesso vi farò vomitare. Come faccio? Ah, vabbè, così. Ok. Era meno peggio di quello che pensassi. Cioè, però non ci hanno pensato al fatto che sarebbe venuta la nausea alla gente a fare queste cose. Se io volessi andare di là, gioco. Dai. No, mi sa che non devo andare di là. Chiedetemi perché sono partita da destra invece che da sinistra, ma... Ah!
dovrei muovere prima. Ops. Invece no. Oddio, il casino che succederà adesso. Che si muoverà improvvisamente tutto. Paura! Oddio, ero leggermente buggato. Purino, era uno degli amici di... Purello. Questa roba non si rompe? No, ci sono una leva. Ma che è? Oh, ma... Io volevo prendere quello. Mi fa riderissimo che Ori sta su una mano. Per forza mi devo fare quella sezione lì, ma... Anche lì bisogna muovere qualcosa. Bevo, mi idrato. Fate bene a ricordarmelo. Altrimenti io non berrei mai praticamente. Ok, borraccia, grazie. Ora ci prenderemo 2 minuti perché Alisa pulirà gli occhiali. Che la borraccia ha ben pensato di farci la doccia. Allora, io poi sto seguendo l'istinto, cioè non sto andando in una direzione precisa, perché... Sì, però così veloci no, Cioè... Si capisce una mazza. Punto. Basta che non mi ammazzi te, zanzarina. Volendo io posso arrivare lassù, secondo me sì. No, no, così, così no. Allora... Basta, ci riproviamo dopo.
Allora, qua si può andare giù, però non capisco dove dovrei rompere per andare giù. Oh, c'è un albero! Ma perché non ci sono andata prima? Ma sono una pazza! Forse ci arrivo da qui. Ah, forse sì, forse sì. Sì, vi prego. Prego, datemi il super salto. Rampino, no. Premi LB nei pressi dei ganci. Ah, ok, vabbè. Del muschio blu per trascinarti verso di loro. Mira verso il gancio e premi LB per agganciarti. Oddio! Ma è fantascienza! Ma è fantascienza questa roba! Sicuramente servirà in delle boss fight che saranno tutte da fare così. Ora ho capito perché non ci faceva agganciare, perché nel primo li potevi utilizzare come dei proiettili, i cosi. Invece nel... qui no, che figata! Io vorrei salire però. Dai! Ma mica c'è un rompino anche qui. Eh no. Ma mi aggancio? Io vado matta per gli strumenti simil rampini, eccetera, eccetera. Quindi hanno queste cose trovano terreno fertile con me. Assolutamente. Poi? Mamma mia, cioè già sto gioco aveva, come dire, una tridimensionalità che adesso è diventata. Un movimento tridimensionale assurdo. Qua potevo farlo qualcosa per. Adesso diventeremo scemi a capire come uscire di qua. Invece no. Cartografo! Vieni qua. Manush! Il posto in cui nasce la freschezza. Manush! Onomim? One. Ah, Inajuko? Vabbè, comunque siete dei ladri. Cioè. Sto gioco sono tutti un po' dei ladrini, eh? Va detta questa cosa. Ok. Ah, ma c'era una zona lì. Ci ritorniamo. Immediatamente. Immedia subito. Aia. E però devo andare lì. Ah, ma qua devo farlo muovere, se non si muove. Beh, però mi scusi. Ah, forse perché ci voleva il rampino da giù, no, io non avendolo. E vabbè, pazienza. Allora, in realtà io dovevo andare qua, ma sospetto che sarà tutto un gioco di trovare la porta giusta per.
Kutim, mia gis, ani nugsam. Aiotanghero, esa. Al di là di quella porta. Ah, ok, di là. Però qui senza far muovere niente o vado qua. Allora mi chiedo se io lascio così, se la cosa mi agevola in un qualche modo oppure no. Non credo. Cioè farlo come ultima cosa. Posso attaccarmi? No. Questo? Ah, la bussola. Ok. Ah, di là c'è... E noi lo prendiamo. Oh. Allora, non è stato così male in realtà lasciare gli ingranaggi fermi. Potrei farli andare dopo. A meno che effettivamente questo non mi serva, perché altrimenti le ruote non mi ci portano. Ma questo è un altro discorso. Lì per esempio io dubito di riuscire ad arrivarci. Si poteva fare tutto clear. Cazzo, allora. Chissà che diavolo sono ste cose. Questi. Ok. Vabbè, almeno ha salvato qui. Bello. Prendere quel luccichino lì, ma ah, ok, allora forse ho capito. Cioè, puoi mirare un minimo dove ti spara il rampino.
Adesso non so voglio onestamente. Allora, qua c'è la fantomatica porta. Là però c'è una cella di vita. Ah, ma non era qui, mannaggia. Allora, prima di muovere tutto andiamo qua dentro a vedere se c'è la bussola dello sveglione. Una roba pungente fuoriesce da questo sacchetto, questo lo so benissimo dove lo dobbiamo usare. Ci è molto chiaro dove lo dobbiamo usare. Allora. Vai, piantina. Questo si romperà di là sicuramente. Ah, cacchio. Allora. Beh, almeno non sono come quelli del primo. Che ti ammazzano subito, istantaneamente. Almeno quello. Ops. Ok, quello va sollevato. Sto zoomando così. Questa somiglia alle boss fight dell'uno. Se boss fight si possono definire. Oh mio Dio, che spavento! Bisognerà riattivare tutto e poi... Oh!
Ma non c'è tempo per trattenersi, abbiamo anche molta strada da fare. Io ho conoscenze da acquisire e tu hai un mulino da riavviare. Cioè, lui non ho capito se sta qui per... così, per andare dove stiamo andando noi o... oh no, perché... oh santo cielo... ah, ecco, oddio, grazie. Pensavo che avrebbe continuato a muoversi. A me non la racconta giusta quella scimmia. È un falso, sicuramente. Ha qualcosa da nascondere. E noi lo scopriremo. Ma qua non ci posso più andare io adesso. Se non ho capito. Non mi dite questa cosa perché urlo, per piacere. Se c'è una cosa che non mi piace è non poter raggiungere delle zone perché tipo ho sbagliato, ho fatto, ho brigato. Cioè io odio quando tipo i giochi ti fanno ecco, hai fatto questa cosa, non puoi più andarci di là. Pure. Allora. Noi ora si deve tornare giù oppure facciamo semplicemente questa cosa che avevamo fatto prima. Ops. Qua stanno tutti girando come dei folli, va bene. Questa va da sola. Questa vomiteremo salendoci sopra. Grazie gioco per la nausea. Ma qua non c'è un nemico, scusa. Scusi. Sì, ma appunto. Allora, qui non ci possiamo andare perché questa va... si è ribaltato tutto. Tutto. Mio Dio, tutto. Appunto, non volevo dirlo, insomma. Qui la situazione si fa spiacevole. No, oddio. Forse era peggio da vedere che poi da fare. Ma questa mola devo tirare di nuovo. No, perché sto cercando di capire se la devo tirare di nuovo oppure no. Sì. Però ce n'è un'altra lì. Non ho capito se è quella che ho tirato prima o cosa. Basta che non mi facciano ste cose, però che non mi mettano una determinata sequenza di cose da fare, perché allora così torna come prima. Bat, quindi. No, non torna come prima. Thank you.
si capisce una ceppa. Vabbè, considerato che, ho detto, considerato che non ci ammazza, le ultime parole famose. Ma in realtà, chi me la sta facendo fare questa cosa, scusatemi? Lì si cammina. Cioè, c'è scritto da qualche parte che io devo utilizzare per forza quelli. No. E allora? Il problema è che non è giusta la combinazione, perché dobbiamo fare qualcos'altro. Ah, la leva lì. Ok. Cioè io sto per vomitare, seriamente. Abbiamo fatto qualcosa di buono, però, perché mi sembra che è pure cambiata la musica, quindi migliore indicazione di questa non lo so. Ah, oddio, ma mi stacco mentre lo faccio. Ma gioco. E allora? Che ha senso? Stai mulinando una spada. Ma insomma. Via, via, via. Ciao. Mi sono presa un po' pagno. Porco Giuda. Ha la mano pesante, signorino. Siamo ricchi. Forse. Si è aperta quella porta e noi come caspita facciamo a tornare indietro? Ci dobbiamo fare tutta la strada? Oh, grazie. Grazie. Grazie mille, gioco. Che hai pensato anche alla mia povera anima. Pensato alla mia anima dannata nel caso in cui mi fosse toccato rifare tutta la strada da capo. Oddio, mi è venuto un accidente. Ah, ma siamo qua dalla porta, fantastico. Finito tutto.
Bussola trovata, adesso gliela... Ehi! Allora, io vorrei parlare con lui però. Oh, cacciamo! La mia bussola l'hai trovata! Sono in debito con te, mio andante. Debito ripagato. Cosa mi dà? Oh, cosa non costruiamo quando torniamo là? Allora, là c'è una cosa. Io davvero non so se... se mi conviene far ripartire tutto. Forse no, riesco a fare anche senza. Pazzoide. Si faccia sotto. Aia, non così. Doveva esserci una cella di vita, ma dove? Oh no, dai, ma... voglio riattivare perché se mi conviene farlo dopo lo faccio dopo e buonanotte. Aia. C'è la di vita, poi ci pensiamo. Ma però c'è un minerale. Is this sezione giusta? Altro, abbiamo trovato la scimmietta che ha trovato la biblioteca o quello che ne resta. Ai cavolo. Cosa ha fatto? Ippa, ippolo. Vediamo cosa possiamo fare con questo. Evoca una sfera spirituale che attacca al tuo posto. Lancia, eh? Incendi i nemici vicini. Boh. È che non penso che queste altre si sbloccheranno fin tanto che non ne prendiamo. Queste non mi piacciono. Però questa potrebbe distruggere il terreno instabile, quindi potrebbe essere utile. Magari la proviamo poi. Cioè quando ha senso farlo. Spero che non occorra attivare tutti i cosi che devono essere attivati per... anche se non penso. Cioè credo che non ti farebbe entrare, almeno nel primo ti faceva tornare indietro, era così. Cioè,
Io non ci arrivo per adesso, quindi lasciamo un attimo stare. Un oggetto missione, ha un bagliore fioco. Forse qualcuno sa di che seme si tratta. Dov'è? Oh. Non ci ha dato vedere il seme che abbiamo appena raccolto. Fintanto che non facciamo questa cosa. Minchia, che spavento. Aiuta! Se l'è brutta. Ma quindi dobbiamo qua, eh? No, vi prego, io non sono capace di fare queste cose. Se viene clear alla prima urlo, ma non succederà. Che bella che è la musica. No, 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 no! No, vedete, vedete, porca troia, io le odio per questo, ste cose. Adesso mi sbaglierò non so quante volte. A parte che ero arrivata già lontanissimo. Andar bene era la fine. Andar bene era la fine davvero. Sì, no, io le odio. Io le odio. Quella dell'albero, poi, mio Dio. Madonna, mio Dio, quel coso. Qui io sono così, sbaglio. La prima volta magari la faccio benissimo. Sbaglio. E dopo continuo ad incasinarmi. Allora... Ma io volevo combattere col bagaglio, non volevo mica scappare. Bagaglio è il termine tecnico. Dai, basta, ora piantarti di puttana, Evo. È la musica delle sezioni di fuga. Fiori, dai. No. Sei un bastardo, perché gira tutto, non si capisce niente. No, e poi che ti tocchi rifarlo dall'inizio è veramente... Ma io lo sapevo che nel secondo sarebbero stati i bastardi, li avrebbero fatti anche peggio di quelli del primo. Poi, la cosa che mi dà fastidio, cioè, è questo, che tu oggettivamente sei in anticipo rispetto al nemico, quel cazzo che è. Non ti dà il vantaggio, te magari se fai velocissimo. Nell'albero, tipo, era così. Vai velocissimo, davvero.
Cioè, vedete, non me lo dà, non me lo dà l'anticipo rispetto al... È una bastardata questa. Vi giuro, se morivo adesso urlavo. Se morivo adesso urlavo tantissimo. Aprivo la fottuta finestra e urlavo. Porco. Ed è tornato tutto pulito. Però ora Lisa non ha più la manina. Non ha più la manina sinistra, che già era storta di suo. Mamma mia. È stato Dio! Non io! Adesso dirò una cosa che spero che qualcuno coglierà. No, cioè, non la dico. Dopo la dico. E ora si nuota. Ah no, grazie. Grazie, grazie perché avete riconosciuto che sono stato io e non un dio fantomatico. Torna da Kvolok e noi ci torneremo. Adesso io dirò, ripeto, questa cosa che è una cheat da un gioco che spero che venga colta. Perché sì. Perché va colta. Gesù mi ama. Lo so, perché lo dice la Bibbia. Ma allora, non posso... E se non l'accogliete, mi dispiace, non possiamo essere amici. Aiuto! Scusate il verso. Scherzo, se non l'accogliete non siete... non è colpa vostra. Ok. Ah, hai capito. Però. Allora. Allora. Da lei mi aspetto che la sappia questa cosa. Da lei mi aspetto che lei la sappia questa cosa. Marta, sono giorni che ride per questa cosa. È bene che si sappia. È bene che si sappia che lei sono giorni che va per casa urlando Gesù mi ama. Non so perché lo dice la Bibbia. Gesù mi ama, lo so perché lo dice la Bibbia. Vuole farmi la maglia io. Ho scritto Gesù mi ama, lo so perché lo dice la Bibbia. Eh no. Allora, buon Dio. Ma poi è una cheat device, qui sono allontanate e sento queste cheat incredibili. Ma poi, cioè, a parte altre frasi, cioè, allora lei è molto più brava di me, nel senso che io sono fan, ma lei, quando ha cominciato a sentire i ricombinanti che dicevano ste robe, aia, se le sta segnando tutte. Infatti ogni tanto me le manda e io le dico, ehi, che dire, aiuto, no. Cos'è che mi ha detto anche? Anche? Cos'è che mi ha detto? Oh no! Un crostaceo! Ma oh! Ma vada a quel paese! Ma scusi! Ma no, fa bene, perché alcune fanno ridere davvero, cioè non hanno un lato, non hanno... Io forse da questo punto di vista ho anche sbagliato, perché quando ci ho giocato io avrei dovuto veramente segnarmele, ma è che io me ne ricordo a memoria, cioè... Allora... Oh, ma perché?
Ma io come farei a salire? Dio. Ma io perché sto andando qui? Ma non c'è una risposta a ogni cosa, però... Però sì. Allora, no. Ma che bellini! Ma scusa, è che io non ho poi tutta questa... Non ho questo... Non ho modo di curarmi così tanto da dire. Ehi. Fuck this shit, ce la faccio lo stesso! No! No! Ma cos'è? Se mi colpisce non rispondo delle mie azioni! No, 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 no. Allora. Ci vuole calma e sangue freddo, come recita la canzone. E quindi eccoci qua. Nella calma e nel sangue freddo. E allora... Questo necessita l'uso di... Perché, cioè, insomma, nonostante io possa, insomma, essere particolarmente masochista con alcuni giochi, perché soffrire? Mamma mia. Ma quello che non capisco è perché crepa... Vabbè, no, vabbè. Insomma, ha senso. Se ci posso andare io, non è che ci posso andare. Oh, oddio, ma che è? Oh, signore. Cioè... Ma no, cioè, è una trappola, è fatta apposta. Semplicemente ste cadi e ti... Ah, no, ah, no, ah, no. Fermi tutti, fermi tutti. Attenzione. Però io avevo ho il vago sospetto di non dover andare di qui, aiuto, mio Dio, ma cos'è? Ah. Questa è 100-100 una nuova area. Non è che posso fare molto in realtà. Cioè, se non posso usare i poteri sott'acqua, come faccio? Cioè, mi rincresce. Ma che bello questo posto. Ora morirò perché sta baldracca qui mi ammazza. Ho capito cosa devo fare, non è così facile farlo. Sì, no, è molto bello, mi ricorda tantissimo Gris. Uè! Ma poi la musica, vabbè. Grazie. Oh, per l'amor di Dio! Ma io qui come dovrei fare, scusa, senza poter respirare?
Che muoio adesso. No, no. Per Dio. Beh. Oh! Spara! Dio santissimo! Perché? Aiuto! Morirò a 2 centimetri dall'aria. Mio Dio santo. Perché non posso già respirare sott'acqua? Sono così prevedibile. Dai, spara, per l'amor di Dio. Vabbè, qui abbiamo accannato, ma non è colpa mia. Cioè, non è colpa sua, è colpa mia. Vedete quanto ci stiamo qui per ste minchiate. Si era incastrata, le sta bene, le sta bene. Può sparare, signora creatura. Oh Dio, grazie. Ma quello che mi sto chiedendo io è servirà sparare proiettili su aia. Ah sì. Bene così, bene così. Lasciatemi stare. Che bella che ha la musica, mamma mia. Ora mi sento a posto con me stessa. E probabilmente lassù ci posso arrivare mettendomi su uno di sti cosi. Mi viene da dire, tipo quello che è più grande degli altri. Ma questa è una sezione fine a se stessa o ci porta da qualche parte oltre l'arcobaleno? No, no, ci porta da qualche parte che però noi in questo momento non ci possiamo arrivare perché non c'è... Ah, ci sarà sicuramente un modo per andar lì, però in questo momento io non riesco a capire. Forse c'è tipo uno scatto, qualcosa. Oddio. Ci muoio. Spero di non... Cioè, ditemi che io non mi devo rifare il coso, perché veramente... Ditemi che per piacere l'ho già sbloccata la ruota. Ah, grazie. Allora... Ora... Mi sa che torno indietro, perché di là non ci posso arrivare per ora. E poi troviamo un punto per teletrasportarci, che io mi ricordavo esserci qua. E torniamo a dare un occhione.
Aspetta, spara, spara. No, no, tu, spara. Come faccio ad andare qua? Spara così forte fuori dall'acqua, miseria. Aia. Dai! Allora. Ma come ci sono arrivata con la vita così? Io? Ci metteremo 100 anni. Ma da infame. Dio, quanto odio gli insetti, tipo simile così di Hollow Knight. Mamma mia. Zanzarine di Hollow Knight. Poi non ho capito perché lui non muore, tipo. Immortale, chiaro. Ops. Ecco, io non ho ben capito come funziona lui. Ah vabbè, non ci interessa, perché sono riuscita a farlo lo stesso. Cioè, in base all'inclinazione, non dello sticky, ma rispetto a dove mi trovo io, mi spara in diversi punti.
Chi si ricorda qual era l'ingresso? Qui non ho ancora riattivato, tra l'altro. Devo ricordare anche questa cosa. Ah, ma il bro respawna. Andiamo a salvare. Teletrasportarci vicino a Kvolok, almeno provarci. Però oddio, guarda una cosa. L'avevo fatta ad arrivare prima. Allora devo saltare per forza, perché altrimenti il dash non viene. Però dopo salto non lo fa, dopo il dash. Come la mettiamo? Teletrasportati. Ma qua non c'era il coso della sorgente, scusatemi, che l'avevamo pure attivato. Sono confusa, perché qua ce n'era uno. Io mi voglio teletrasportare, ma fatemi teletrasportare. Forse devo far così, ma nel primo ti faceva vedere la mappa così. Forse così, però dovevi vederlo il... Ah, ok. Madonna, quanto è scomodo però. Allora, facciamo la casa per questi disgraziati. Oh, abbiamo anche aiutato. Non abbiamo abbastanza per fare altro, però va bene così. Così abbiamo fatto la casina. Prima capanna vicino all'ingresso del bosco silente. Ok, ti pagherò per l'aiuto. Chiave. Ho dato una chiave. Chiave della capanna. Non so se ci conviene parlare anche con lui.
Aumenti i danni. Le sfere sono attirate. Due sfere di luce. Ma per ora. Per ora me li tengo. Allora andiamo a parlare con Quolo che basta. Più che altro. Più che altro ci sarà un. Ci sarà un teletrasporto vicino a lui. Mi sa di no. Allora, adesso possiamo andare sott'acqua, ma a noi interessa poco. Non facciamo, la facciamo a piedi. Grazie. Ok. Allora, queste qui, una volta prese, sbloccano un'abilità che è. Che è conseguente, quindi bisogna averla prima per avere questa qui, non ci avevo fatto caso. Infatti ho la lancia, adesso questa qui, questa non l'avevo visto. E tu chi sei? Che bello, hai trovato dei semi? Luna blu, a differenza dei loro parenti stretti, caccia luce, questi fiori pendenti traggono la loro energia dai raggi di luna. E poi? Scusate. Ma sono quelli. Sono quelli che ci fanno usare il rampino. Dai. Ma che figata sta cosa. No, non ne ho ancora trovato. Vitta di Baur. Ah, ha lasciato un seme, noi lo dobbiamo andare a prendere. Vabbè, ci andremo poi. Che bella sta cosa, il fatto che abbiano messo così tante interazioni. Salute in ritardo. Grazie. Eccoci. L'acqua è tornata pulita. E poi con questo mi sa che finiamo stasera, non lo so. Vediamo, vediamo. Che bella che sarà sto rosso. E mo babbo qua la cosa. Nomina do scismo.
Owaros. No kido shek dazo. Kor. No mofor. Trofago. Stridula. Ku è caduta nel bosco silente est, un luogo pericoloso per un piccolo gufo. Trovala. Allora, se noi vogliamo seguire la main quest, dobbiamo andare di là. Io, in realtà... A me, in realtà, sarebbe piaciuto... verificare... se l'orso si svegliava. Se a voi fa piacere. Ah no, ma che cacchio! Ah, il fatto che ti puoi teletrasportare indipendentemente dal fatto che tu sei un... No, no, vabbè, ma questo è... Cioè, tu paghi per poterti teletrasportare ai pozzi, ma non devi usare i pozzi per teletrasportare... Cioè, non è che devi essere a un pozzo. Così ha senso, non me ne ero resa conto! Così ha decisamente senso, però è geniale rispetto al primo che ti toccava magari tornare. Ecco, io adesso non mi ricordo dove era l'orso, era qui? Penso di sì. Madonna, siamo ricchi sfondati. C'è da dire che forse in questo le mappe sono anche più grandi. Allora, per il momento non lo so, eh. Allora, forse... Vabbè, questo del cappello... Vabbè, quando lo troveremo... aspetta... Ah no, potevo entrare, fermi tutti. Oddio! Cioè, ti dà un premio per averle fatte. Dai, bella sta cosa. Bella, bella. No, Motai, stai calmo. Stai calmino. Adesso poi prima o poi ci vado su, eh. Però adesso voglio andare dall'orso. Andiamo a vedere se si sveglia l'orso, che non sarà così sicuramente. Aia. Mi sembrava di averla fatta un po' meglio sta sezione. Ah, ma qua c'è la pianta orribile. Ah, ma noi possiamo nuotare. Pappa Piero. Se cadiamo in acqua non ci succede niente. Su di qua dobbiamo andare. Ops. No, non era qui. Avanti. Ma io non stavo puntando a quello. Vabbè. Qua. Aspetta un attimo.
Tempio del combattimento. Ma se io non lo faccio adesso, cosa succede? Facciamo un crostaceo. Ah, ma è morto, no? Non so fosse... Basta, dai. So che lei la devo uccidere con il proiettile prima. Siamo un po' lenti a curarci. Io mi chiedo se ci sia qualcosa che ci velocizza. Sicuramente c'è. E basta, direi. Non si capisce niente. Dovrei provare a o ammazzare lei per prima o lui. No, pensavo di prenderli. Fail totale. State fermi. Stanca, non riesco a calcolare qual è la giusta distanza per farvi atterrare e lasciarmi stare.
Ah, ho finito il coso. E allora via. Tutto questo cosa ci porta? A questo bellissimo tutto. Ha migliorato questo. Dopo questa cosa possiamo andare dall'orsetto. Non posso neanche curarmi, dai, che cacchio, siamo ammazzati qui. Ah, vabbè, anche questo. Va bene, va bene. Ehi là! Vi giuro che se non è quello che dobbiamo utilizzare, io potrei essere molto delusa. Potrei rimanerci molto male se quel sacchetto non è per quello. Ho paura che il sacchetto non fosse per quello. Sig sob. Sacchetto di erbe. No, veramente, cioè. Allora, siccome abbiamo ancora un pochino di tempo, cosa possiamo fare? Delusione profondissima. Che ha bisogno di erbe. Allora, l'altro, se avesse avuto bisogno di erbe per fare il cappello, ci avrebbe risposto. Oh, andiamo avanti. Oppure esploriamo un po' a caso qui, però insomma. Facciamo un giretto, là, visto che abbiamo ancora un quarto d'ora. Facciamo un giretto, però mi dite voi dove. Se andiamo qui, dove è grigio, oppure qua dall'albero. Ah, caspita, qua dall'albero c'era una cosa. Andiamo qua davvero. C'era una cosa che ci aveva detto di andarci, Offer. Allora andiamo lì. Scusate che vi ho detto decidiamo assieme, poi vi ho detto faccio di testa mia. Però mi è venuto in mente guardando la mappa. Allora, scusate la poca varietà nell'utilizzo delle abilità eccetera eccetera, ma oggettivamente è quello che ci fa fare un danno spropositato. E pur svolazzando sono riuscita a farmi fare danno lo stesso. Oh, oh mio Dio! Questa cosa è bellissima. E so che dovrebbe essere basata su qualche creatura realmente esistente. Infatti mi sto cervellando per capire quale sia.
Ma questa io non l'avevo presa. Questo è molto interessante. Allora passiamo dall'altra strada. Passiamo dall'altra strada, che però è un po' in là, quindi vabbè, ci evitiamo di fare 2 metri, però facciamo. L'albero ce l'avamo arrivati, quindi di qua. Aspettate, che non ho mica capito. No, devo andare giù prima. Devo rimettere la spada. Non la voglio questa. Ricordo che ci abbiamo trovato qualcosa, ma in questo momento non ricordo che cosa. Forse gli occhi. Perfetto, perfetto, perfetto. Aspetta, buon. So che siamo qua. Ah,
non c'ero già passata qua. Però ho vaghi. Sì. Madonna, la luce. La luce di sto gioco nelle zone un attimo in penombra, che bella che è. Rifacimento di quelli del primo, proprio. Oddio, non vorrei dirlo, ma sembra la Rachna Kadaki di Monster Hunter. Non riesco a capire come prenderlo quello. Se poi ci ragioniamo. One. Ulanish Dian. Matananin? Toran. Ukabaso. No, ma hanno fatto nei cunicoli della mezzanotte. Capito. Sono queste che fanno le note. Ma no, non credo che far le note adesso semplicemente ci. Ok, qua c'è l'albero. Perfetto, perfetto. Va bene. Ah no, apri il cancello e cerca un manufatto. Quindi la devo fare. Mm.
Le annotazioni sulla pietra. Boh. In questo momento ci ha detto che sono delle note quelle, però io non riesco a capire come ci possono aiutare le pietre. Forse sono stupida. Ah, in questo momento non riesco a capire come ci potrebbe aiutare questa indicazione. O se è effettivamente un'indicazione. No idee per il momento. Per ora. Allora. Ci riguardiamo la prossima volta sta cosa. Io intanto vi ringrazio tanto per essere stati qui stasera. Io sono un po' stanca, quindi ho bisogno di andare a riposare le mie stanche membra. Grazie tantissimo. Domani sera vediamo, vedo se fare qualcosa con Monster Hunter, visto che ci sarà la live per il Free Title Update numero 3. E niente, grazie davvero, grazie. Buonanotte a tutti e ci vediamo prossimamente. Ti è piaciuto questo video? Se sì, fammelo sapere nei commenti, oppure iscrivendoti al mio canale. Corri a seguirmi anche sugli altri social per non perderti le mie prossime attività. Se vuoi, puoi anche supportarmi attraverso Ko-fi, la piattaforma dedicata ai creator di tutto il mondo. Alla prossima!